Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. Torniamo oggi a parlare del progetto Grand Up, nello specifico per quanto riguarda una piattaforma di job sharing agricolo che serve a far incontrare domanda ed offerta di lavoro fra migranti ed aziende locali. Questo progetto, che peraltro è stato anche premiato al termine del percorso di Grand Up. Ne vogliamo parlare con Claudio Naviglia, vicepresidente dell'associazione Micò, che fra gli altri appunto ha partecipato al progetto. Ben trovato. Buongiorno. Vuole darci un quadro generale di che cos'è nel concreto questa piattaforma di job sharing? Sì, dunque, Humus è nato da un incontro dell'anno scorso, fondamentalmente tra una rete di aziende agricole della Valle Grana e lo sportello lavoro di Monterosso gestito dall'associazione Micò. L'idea di entrambi era di cercare di creare lavoro nella Valle Grana, lavoro in ambito agricolo che potesse rispondere alle esigenze dell'economia locale e quindi di mettere in comunicazione appunto lavoratori agricoli, in particolare migranti, perché più propensi a quel mondo, quantomeno nei numeri, e aziende locali, sia agricole che di trasformazione e poi di commercializzazione dei prodotti. In questo senso si è creato un corso di formazione professionale in ambito agricolo che ha permesso alle aziende stesse di diventare docenti e di entrare in relazione con le persone, gli studenti, ecco, del corso, per iniziare a creare dei ponti territoriali tra aziende e lavoratori. Da qui la possibilità successiva al corso per alcune dei ragazzi, in particolare appunto risiedenti nel centro di accoglienza di Monterosso, di poter lavorare in alcune delle aziende della rete, e la possibilità offerta proprio dalla rete di aziende di essere insieme in un contratto di rete, ovvero queste aziende stanno per concludere questo contratto di rete che prevede la possibilità di condividere la manodopera. È proprio una specifica legge italiana che permette ad aziende agricole e non di potersi condividere, quindi da qui nasce lo sharing, una risorsa che come singola azienda, soprattutto per le piccole, non potrebbero permettersi. E allora poi lo si va a pagare in percentuale. Se lavora 70% da me, 30% da te, questa cosa ovviamente permette di essere più sostenibile economicamente. Questo modello sta funzionando, nel senso che le aziende poi hanno assunto, al momento siamo a 5 ragazzi che lavorano nelle aziende e a breve potranno essere condivise. Questo modello dunque è stato presentato a Grand Up per poterlo esportare fondamentalmente. E come esportarlo? Abbiamo pensato attraverso una piattaforma che potesse avere un valore digitale o comunque un qualcosa di scalabile, di velocizzabile, che sia comodo per le aziende, e siamo in fase di progettazione proprio di questa piattaforma che va a diventare il job sharing agricolo italiano, che stiamo provando appunto a prototipare prima in provincia grande e poi chissà su altre geografie. Vale la pena di ricordare comunque che Grand Up è il primo programma di accelerazione di imprenditorialità sociale in provincia di Cuneo, ecco, questa iniziativa promossa dalla Fondazione CRC. Assolutamente, è stato per noi un percorso estremamente interessante, iniziare a far sì che il sociale entri in contatto con il mondo imprenditoriale, che diventi esso stesso impresa, pur non dimenticandosi dei propri valori sociali, per avere una sostenibilità economica di lungo periodo, che non sia più solo legata esclusivamente ai finanziamenti a pioggia, ma di riuscire con sempre ovviamente anche l'appoggio, sicuramente dei finanziamenti, ma creare progetti di largo respiro e che possano essere anche di impatto sociale forte e di cambiamento sociale, quindi che siano trasferibili e contagianti, ecco, sui territori italiani e non. Bene, io ringrazio Claudio Naviglia, vicepresidente dell'associazione Micò, che appunto ha partecipato al progetto di cui ci ha parlato. Grazie e a presto. Grazie mille a voi. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio.